Stadio Arecchi si comincia subito con un derby da record, 22.000 le presenze, la Salernitana vuole festeggiare al meglio il ritorno in B dopo 5 anni, l'Avellino cerca il primo colpo stagionale, Torrente sceglie il 4-3-3, Bovo e Donnarumma preferiti a Moro e Troianiello, Tesser si affida al 4-3-1-2, assente Castaldo per squalifica, Trotta Tavano la coppia d'attacco, arbitra Chiffi della sezione di Padova. Inizia bene la Salernitana al quarto, Donnarumma per Eusepi, la sponda dietro, c'è Sciaudone il destro, palo pieno. Minuto 12, Gabbionetta, spazio davanti, ne approfitta, la sua progressione, vede il taglio di Sciaudone, parla per lui, Frattali esce bene, Sciaudone recupera, la rimette in mezzo, c'è Gabbionetta, il sinistro, 1-0, protagonista assoluto il brasiliano. Si lamentano gli irpini a loro dire sul cross di Sciaudone, il pallone era fuori, le immagini non chiariscono la questione. L'Avellino reagisce subito, 3 minuti dopo Zito si avvicina, vuole il sinistro, respinge male Stracoscia, c'è Trotta, 1-1. Pareggio immediato, prima rete stagionale dell'attaccante irpino, bravo a punire l'errore del giovane portiere Granata. Sull'entusiasmo, ancora l'Avellino, ancora Zito che viene avanti, ci ha preso gusto, di nuovo il sinistro, Stracoscia respinge in qualche modo. Gara ora a Sprazzi, 23esimo, Pestrin dentro, Eusepi, bello il tacco, c'è Donnarumma, la rete viene allunata per fuorigioco da Chiffi. Anche qui l'inquadratura non aiuta, i dubbi restano però. Ancora Granata al 33esimo, Colombo va al cross, Lanzaro il colpo di testa, reattivo Frattali. Nel finale Gabbionetta vuole il cross, esce una parabola insidiosa, Frattali alza in angolo, si chiude qui un primo tempo intenso, bello da vedere. Ad inizio ripresa, primo cambio nella Salernitana, esordio per l'ex del Parma, Coda, esce Eusepi. L'Avellino è subito arrambante, 33 secondi, Zito va al cross, passa il pallone, arriva Gavazzi, Stracoscia, questa volta è bravo a volare. Irpini insistono al nono, la punizione di Zito, tocca a Eusepi, c'è sempre Gavazzi a recuperare il pallone, va al cross, un po' sorpreso Stracoscia che la mette in angolo. I padroni di casa tornano a farsi vedere all'11esimo, Pestrin, il suo lancio millimetrico, Gabbionetta, bello il controllo, manda fuori Giri Visconti, il sinistro, 2-1, doppietta del fantasista Granata, che mette ancora in mostra le sue qualità tecniche, la gioia dell'Arechi, difesa comunque poco reattiva, tutto da rifare per gli avellinesi. Tesser cerca di dare la scossa, fuori Tavano al suo posto, entra uno dei nuovi acquisti, il belga di origine congolese Mokulu. Sempre Salernitana però al 14esimo, Moro dentro per Donnarumma, il destro fuori, bravo Nitrianski a frenare l'azione dell'attaccante. Poco dopo Trotta ruba palla a Gabbionetta, entra in area di rigore, Trotta il sinistro, Stracoscia, poi Pestrin allontana. Gli assalti dell'Avellino non producono effetti, in pieno recupero Donnarumma, l'azione personale, assist per Troianiello che è solo 3-1, il sigillo finale dell'ex del Bologna, buon derby, vittoria meritata della Salernitana che ha saputo essere cinica nei momenti giusti, buona la gara dell'Avellino ma è mancata.